Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di UG.NET Small Talks. Ciao Massimo, come stai? Ciao a tutti, bene, grazie di avermi invitato, è sempre un piacere, grazie. Assolutamente. Allora ragazzi, prima delle solite annunci da YouTuber consumato, io ragazzi ve lo devo dire perché a sto punto ve lo devo ridire. I numeri sono pazzeschi, stiamo parlando del Web Day che ci sarà settimana prossima, esattamente fra una settimana, giovedì prossimo. Abbiamo esaurito praticamente il cinema, quindi i 300 e rotti, anzi 350 e rotti posti del cinema sono stati bruciati e abbiamo oltre 1000 persone registrate alla live in streaming. Ci sarò io, ci sarà Massimo. Devo dire che l'attesa è abbastanza spasmodica. Ritorniamo veramente in pompa magna, live, a toccarci ad un evento di questo tipo e non vediamo assolutamente l'ora. Fra l'altro, ho scelto Massimo, proprio con l'anternino. Non a Perché caso. l'abbiamo, esatto, lo abbiamo denominato, no, colui che dà voce alle cose dietro di cui non parla mai nessuno, nel senso che giovedì prossimo, no, mini CDN economica scalabile con Azure Storage Account, no? L'Azure Storage Account di cui veramente non ne parla nessuno, è probabilmente uno dei servizi più vecchi che esistono su Azure. E oggi parleremo di un'altra cosa di cui non parla mai nessuno, ovvero della Azure Governance. Però a parte gli scherzi e ringraziare ancora Massimo di essere con noi, non potete mancare a questo punto. Cioè, veramente, se non vi siete ancora iscritti, siete veramente fra i pochi che non l'hanno ancora fatto. Quindi, Web Day settimana prossima in presenza e live. Poi, ragazzi, c'è la roundtable dei CTO. Sono quattro track, una roba veramente spaziale da questo punto di vista. Non si vede che sono esaltato, no, assolutamente. Quindi, ragazze, eccolo qua, Web Day 2023, webdayconf.it, andate e iscrivetevi subito adesso, prima ancora che parta realmente la puntata. Benissimo, allora, le nostre solite annunci. Se volete collaborare con UG.NET, per esempio, se volete in qualche modo proporvi anche per Small Talks o banalmente per un articolo da pubblicare sul sito di UG, redazione chiocciolaug.net.org, io la leggo, Andrea la legge, quindi non siate timidi. Ovviamente per tutte le informazioni, news, quant'altro, il sito è sempre lo stesso, www.ug.net.org. E ricordatevi che se volete rimanere sempre connessi con le attività di UG.NET, c'è, tradizionalmente parlando, e quindi da quando UG.NET è stato fondato, la newsletter, dovrete scrivere la newsletter proprio sul sito di UG.NET. Oppure da un annetto a questa parte abbiamo anche il canale Telegram, ok? Molto molto utile, su cui avete anche, diciamo, le news e i reminder per quanto riguarda le puntate di Small Talks, ma non solo, perché la UG TV è anche Cloud Champions, Devop Heroes, quindi insomma ne avete da vedere sia live che in registrata sul canale YouTube di UG.NET, la UG TV. Benissimo, benissimo. Quindi oggi con Massimo parleremo appunto di Azure Governance, una cosa di cui non si parla mai, ma Mai. io in primis vi posso garantire che quando con Massimo stavamo decidendo un po', perché vabbè, Massimo ha una conoscenza del mio, è Cala, un cala. no, devo far salire l'hype, mi Allora va bene, allora va spiace. bene. Se solo per Esatto. quello va bene. È un Microsoft trainer, quindi certified trainer, quindi insomma ne conosce. C'erano un po' di argomenti sul tavolo e ho detto, ragazzi, la Azure Governance, assolutamente sì, perché volenti o nolenti, io in primis ci siamo sempre trovati a dover decidere, e mo questo dove lo metto? Detto in maniera molto Sì, colloquiale, esatto. però è esattamente così, no?
come banalmente calcolo i centri di costo, o dove, qual è la strategia per mettere dev, test e prod, no? Cioè cose di primo acchito banali, ma nascono dei film mentali che non finiscono mai, discussioni su discussioni, eccetera, eccetera. E quindi ho detto, questa secondo me è un ottimo argomento da discutere in Small Talks. Oggi faremo uno Small Talks leggermente diverso, nel senso che sarà un po' una chiacchiera con Massimo, che disegnerà qualcosa sulla sua magica whiteboard. E quindi Massimo, lascia a te l'incipit e poi magari cominciamo a dialogare. E ovviamente, ragazzi miei, siccome questa di oggi sarà abbastanza interattiva, se avete delle domande scrivetele in chat. E quindi siate interattivi anche voi oggi. Sì, sì, anzi, meglio, così parliamo di cose interessanti se siete interattivi. Quindi, no, la governance è importantissima, credo che in un mondo open, free, mettiamola in questo modo, cioè in un mondo in cui tecnicamente potete fare qualsiasi cosa con uno script, il controllare cosa può essere fatto, chi può fare qualcosa, quindi governance e security sono due delle cose più importanti. Poi il come implementare l'applicazione, se usate Kubernetes, SAP Service, è un di cui, nel senso che è molto moda, molto politica aziendale, ma il chi fa cosa, dove e come metto le cose, onde evitare che quelle cose finiscano dove non devono finire, intanto per intenderci, è un qualcosa importante. In Azure, allora intanto partiamo dal presupposto che la governance è un qualcosa che va fatta prima, durante e dopo, un po' come la security. Quindi da questo punto di vista sono, non a caso hanno un punto in comune che vedremo, è l'accesso ai ruoli, no? Il fatto di dare dei ruoli alle risorse e comunque alle identità. Prima, durante e dopo, perché la governance va pensata a monte? Perché se la fate dopo, la governance è un po' come, immaginate di avere una mandria di buoi e la governance per voi è creare i recinti. Se li create dopo che avete portato i buoi nel campo, i buoi sono belli che scappati, quindi di fatto non ottenete nessun vantaggio. Quindi la governance va pensata prima, va tenuta aggiornata perché non è un one shot, quindi va tenuta aggiornata nel senso che dipende dalle politiche che avete, dipende da non solo dalle politiche vostre aziendali, ma dal fatto che state costruendo un'applicazione che gira in un certo environment, in una certa regione che ha necessità di alcune politiche. Mi viene in mente la GDPR, tanto per farne una più famosa, e quindi anche quella è un qualcosa che dovete controllare. E poi banalmente, perché nella vostra azienda ci sono quelle brutte persone che sono i developer, e i developer lasciati a se stessi creano danni, è inevitabile. Io sono un developer, lo so per esperienza, in che senso? Come gestite il fatto che un developer, una volta che ha la sua sottoscrizione dev and test, è vero che possa essere con un cap quello che sia, o nella sottoscrizione di test dell'ambiente non impazzisca e cominci a creare delle risorse così grandi come consumo di costi? Quindi come fate a dire al developer, oh, Ciccio, stai attento a non creare roba? Secondo voi lui ci sta attento? La vedo dura. Con la governance, in particolare con dei meccanismi che sono quelli delle policy, voi potreste dire, ok, tu hai campo libero, tanto c'è un qualcosa che ti blocca, tanto dal tuo recinto non esci, è come prendere un bambino piccolo, il developer è un bambino piccolo, e metterlo nel box. Lui all'interno di quel box fa quello che vuole, si tira i giocattoli uno con l'altro, i bambini, ma non escono dal box, non fanno danni in giro per casa, no? Quindi è la governance, io sono un developer, quindi non sto insultando nessuno, mi sto auto-insultando. Allora, capiamo un attimo. Cominciamo a disegnare un po' come possiamo di la lavagnetta. Perfetto. Allora, come possiamo ragionare? Qual è la logica? Allora, la prima logica è che per razionalizzare ciò che noi possiamo fare a livello di governance, quindi il controllo, la prima cosa è riuscire a fare il controllo in maniera ottimizzata. Quindi mi farebbe piacere poter dire, ok, tutti gli environment di sviluppo, tutto il dipartimento ricerca e sviluppo, tutta questa business unit ha certe regole. E questo in Azure lo fa con una questa è un'altra di quelle cose che pochi conoscono, ok? È un po' come lo storage, come la governance. Il management group pochi conoscono perché in realtà se non avete
le credenziali non li vedete neanche, il management group vi, e lo disegniamo in lilla, vi permette di creare una gerarchia di oggetti. Chiamiamoli scope, perché poi sono uno, il nome glielo date voi, io metto MG1, MG2, MG3, semplicemente perché faccio prima scrivere. Un management group ha al suo interno altri management group, quindi potrei, che ne so, mettere qui, che ne so, dev and test. E qua sotto possono trovare posto tutte le risorse dev and test. Per esempio, ognuno, diciamo che la gerarchia dei management group è un po' come la biancheria intima, ognuno ha la sua, no? Poi ci sono delle best practice, però insomma, ok, ognuno se lo organizza. Il management group ha la caratteristica di poter avere al suo interno altri management group, ma avere delle subscription. E qui arriviamo a un altro dolente punto. Quindi qui sotto potrei avere una sottoscrizione, che ne so, di dev, una sottoscrizione di test, e magari qua ce n'è una di produzione, che ne so, faccio un esempio, no? Massimo, ma perché ce ne ecco, avete... Massimo, vai. Domanda a questo punto, perché qui stiamo già toccando il primo tema, magari ti sto anticipando qualcosa e mi dici adesso vai. Lo farò vedere. Questa è la prima domanda, ma appunto, creo delle nuove subscription, creo delle subgroup, qual è la best practice da questo punto di vista? Allora sì, stavo arrivando, ma la domanda di solito è, Massimo, ma tu, come al solito tu mi stai dicendo di creare più subscription perché così voi guadagnate di più. No, in realtà no, perché voi sapete che noi non guadagniamo per subscription, ma guadagniamo su ciò che ci gira dentro, no? Quindi che io abbia una sottoscrizione con dentro tre macchie virtuali, o ne abbia tre, con ognuna una, a parte i discorsi di rete e cose del genere, ma insomma il costo è più o meno questo. Però che cosa mi consentono di fare diverse sottoscrizioni? Intanto mi consentono di isolare gli environment. Le sottoscrizioni si pagano non solo per i servizi che mettete, ma anche per quello che io chiamo servizio accessorio. Io ho un servizio che deve stare in produzione e se permettete vorrei un supporto che intervenga in poco tempo e magari che io possa chiamare. Se io ho la mia sottoscrizione di dev and test a me, che io ho bisogno di supporto e ce lo riceva tra 8 ore via mail, bah, è uguale per me, ma a livello di costo ha una certa differenza, quindi io non darò allo sviluppatore per fare le prove una sottoscrizione di produzione, permettetemi il termine di produzione, poi in realtà è un po' più complessa, perché quello la userà come userebbe la sua dev and test, quindi non c'ha bisogno di tutti quei servizi accessori, quindi la sottoscrizione mi consente, uno, isolare gli ambienti. Quindi già questo mi dovrebbe far pensare che prod, dev and test, già solo per natura di isolamento dovrebbero stare una dalla parte una dall'altra. A costi differenti che sia di produzione o sia dev and test, e quindi questo mi fa pensare che dovrebbero stare una da parte all'altra, probabilmente posso fare leva anche sul fatto che esistono delle sottoscrizioni che sono cappate, che significa il box in cui metto il bambino, oltre ad avere le protezioni, le reti, c'è anche il tetto, così anche se dovesse riuscire a tirare fuori i giocattoli non sfonda nulla. Quindi sottoscrizioni come per esempio quelle che vengono date con le sottoscrizioni, con le licenze Visual Studio, l'ex MSDN, hanno un cap, per cui lì, a parte che non può fare nulla l'omino con i limiti che gli ho messo, ma anche se riuscisse, a un certo punto si fermerebbe. È evidente che quella non è una sottoscrizione di produzione. Quindi, e inoltre la sottoscrizione è anche un'unità di billing, perché è, diciamo, detta in due parole, l'accentratore su cui mi arriva la fattura, mettiamola così. Quindi distribuisco environment. E c'è ancora un punto che non ho detto, isolo environment, ho diversi ambienti e diversi costi in base al fatto che ci devo fare dei test, e quindi a me che me lo dica, che la soluzione al problema me la diano tra 8 ore o tra 16 in cambia niente, in produzione la voglio subito perché sennò non lavoro. E poi il fatto che io possa avere anche costi distribuiti per azienda, quindi se io ho due business unit e le voglio rappresentare con due management group, ha senso che dentro abbia una sottoscrizione per ogni business unit. In più... Ti posso fare due domande pratiche? Vai, certo, c'è il posto. Allora, prima domanda pratica è, come faccio nella sottoscrizione, per esempio, a
selezionare, perché quando la creo le sottoscrizioni nascono tutte uguali, no? Come faccio a selezionare il fatto che in una c'ho il supporto premium e nelle altre invece c'ho il supporto standard? Beh, in realtà dipende dal piano della sottoscrizione, nel senso che non è vero che nasco tutto uguale, nel senso che se io sono un enterprise e vado a creare una sottoscrizione, scelgo quale piano adottare. Quindi lì il problema non è tanto, secondo me, quello, quanto è come mi comporto se qualcuno che fa parte del mio tenant, quindi supponiamo che io abbia il mio sviluppatore qui, con la sua bella casacchina da sviluppatore, a un certo punto, questo è il dev, o quello che sia, a un certo punto prende il suo account aziendale e con quell'account aziendale fa, per esempio, abilita una sottoscrizione, che ne so, quelle per esempio che vengono date durante i corsi, quelle che si chiamano Azure Pass. Quella sottoscrizione, poiché è lui come owner e lui appartiene a quel tenant, quello della nostra enterprise, diventa una sottoscrizione della nostra enterprise. E dove finisce questa sottoscrizione? Dove si va a posizionare? Come controllo il fatto che quella sottoscrizione deve comunque non far danni, no? Perché cioè io quella sottoscrizione rientra tra le sottoscrizioni che stanno nell'egida del mio tenant. E i management group, tanto per tornare ai management group, hanno tra le configurazioni la possibilità di dire: caro Azure, quando qualcuno crea una qualsiasi sottoscrizione, tu piazzi quella. Management group è uno scope di controllo, quindi su cui posso fare accesso, quindi controllo di accesso e controllo di politiche, quindi policy, quella finirà in un posto dove fa il meno danno possibile. Quindi lì ci avrà la massima restrizione. Quindi anche se io, inavvertitamente o avvertitamente, creo una sottoscrizione con il mio account aziendale, quella finisce in un posto dove non può far danni. E questo non è secondario, perché insomma io devo proteggermi dal fatto che qualcuno piglia, impazzisce e tira sulle sottoscrizioni. Ti quadra questo discorso ragionevole, no? Quindi questa roba sì, qui, e non molti la sanno. L'altra domanda che volevo farti è: ok, questo lo abbiamo visto più o meno tutti, no? Nella sottoscrizione c'è la sezione nel menu per il management cost, ok? Lì ci posso mettere i miei alert, esatto. I miei cap, eccetera. Ma fisicamente, no? Io faccio proprio le domande dal pubblico, da casa. Che cosa succede ai miei servizi? Si bloccano? Vengo semplicemente avvertito ma continuano ad andare? Esattamente cosa succede? Allora, se hai una delle sottoscrizioni cappate, nel senso quelle tipo MSDN, lì si ferma tutto, ma è ovvio che quella non è per produzione. Se metti un alert e l'alert è semplicemente un fatto che ti avvisa che quel consumo ha superato una soglia, lì in una di produzione non succede nulla, lì va avanti e quindi lì il massimo che può succedere è che l'alert, quindi l'alert, questo è un altro discorso anche sugli alert, che è un altro meccanismo di management. Gli alert si chiamano alert non a caso, gli alert devono essere mandati quando è un alert, perché altrimenti voi generate quello che io chiamo il pattern al lupo. Che succede se voi create un alert che sia di costo, che sia di monitoraggio, quello che sia, che manda 5 mail al giorno fisse? Secondo voi che succede alla terza che mi arriva? Io creo una regola che la metto in una cartella e non le leggo più, e quindi non ha senso l'alert. Quindi l'alert va pensato, probabilmente va pensato non sul costo raggiunto, ma sul forecast, che ha più senso, perché almeno lo so prima. E comunque se lo voglio mettere sul costo raggiunto e ho un budget di 1000 euro, non lo metterò su 1000, lo metterò su 500 e con un forecast a 1000, perché così se supera i 500 io ho tempo per intervenire e spegnere qualcosa, altrimenti non li blocco più. Loro da soli non si fermano, a meno che io non metto in piedi un meccanismo automatico. Quindi l'alert, mi stai dicendo che comunque questi alert hanno un engine di query piuttosto sofisticato? Il forecast, quello del costo, quegli alert che sono legati al concetto di budget di costo hanno un alert sul forecast, uno solo ne potete mettere, e n quanti ne volete sul costo effettivo. Quindi supponete che voi avete un budget, facciamolo in verde perché di solito il costo è un budget di 1000, avete deciso un budget di 1000, poi voglio il forecast. Ne metto un alert al forecast all'80% ed è un alert, e poi ho altri due con il spesa
a 800 euro e spesa a 900. Ognuno di questi Chiarissimo. è un alert e l'alert ha una componente di notifica, banalmente la mail piuttosto che l'SMS, è associato a quello che si chiama action group in realtà, quindi lo stesso action group potrebbe stare su tutte e tre, ma ha anche un meccanismo di azione, quindi in linea teorica, raggiungimento di un forecast su un budget e possibilità di spegnere qualcosa, quell'alert potrebbe far partire un meccanismo automatico e comincia a spegnere delle cose. È chiaro che cosa deve spegnere? L'ordine e come è un qualcosa che sapete solo voi, perché non è generica la cosa, no? Però è realizzabile un meccanismo di genere e tecnicamente secondo me ha anche senso metterlo in piedi, soprattutto in quei casi in cui il budget è un fattore. O questo è importante, come dice sempre anche Andrea, e io sono sempre d'accordo. Quando si parla di cloud, si parla di servizi e soffichi, ma se ne parla anche dei costi, perché quella roba lì è un attimo, Il costo non è secondario quando parli del cloud. Non è Perché, secondario. no, perché sono tutti bravi a fare i servizi scalabili coi soldi dell'altri, capito? In questo senso. Quindi in realtà il budget ti permette di fare questi controlli. Il problema quale può essere? Il problema è come faccio a fare un budget quando io ho questa pletora di sottoscrizioni sparse? Ho il mio progetto che magari ha una parte in una sottoscrizione. Immaginate che qui abbia un'altra sottoscrizione e magari la chiamiamo shared, perché qui ho tutti i componenti comuni. Quindi qui ho facciamolo in rosso. No, il rosso c'è l'utente, lo facciamo in nero. Magari qui ho un resource group, un altro resource group, perché poi la gerarchia in realtà non sono arrivato alla fine, ma è strutturata in questo modo. Io ho come scope su cui posso abilitare la governance, i management group, ho le sottoscrizioni e poi ho anche i resource group, che non sono secondari. Però immagina che tu hai un tuo componente qui e un tuo componente qui. Come faccio? Come faccio a dire io voglio fare un budget con l'aggregazione dei costi di quello che sta nello shared e di quello che sta nel prod? E qui c'è un'altra cosa che pochi conoscono, che sono i tag, o meglio, questa magari la conoscono di più. Il concetto di tag è importante perché il tag vi permette di fare operazioni cross subscription, quindi l'aggregazione dei costi è una di quelle, ma anche l'automazione. Io potrei marcare delle risorse con un certo tag e far girare uno script che va a fare delle operazioni su quel tag. Normalmente quando io faccio i corsi, il lunedì mattina ho uno script che mi crea il resource group dove metterò le mie demo. Resource group che ha due caratteristiche: avere dei tag che mi permettono a fine anno, durante l'anno, di capire quanto mi è costato uno specifico corso o quanto mi è costato un tipo di corso. Poi adesso ve li faccio vedere perché andiamo a vedere come funzionano. E un altro tag che il sabato viene utilizzato da un runbook, da uno script, mettiamola così, facciamola semplice. Per cancellare quelle risorse. Quindi lo script quando gira il sabato, non lo fate in produzione questo, non si fa, però a me va bene. Quando gira il sabato non fa altro che andarsi a cercare tutte le risorse con un tag to delete true e le cancella. Io sto tranquillo, faccio tutte le demo che voglio, il venerdì me ne vado tranquillo a guardare la televisione, a prendermi un caffè, tanto se mi scordo qualcosa su di una demo, il sabato viene rimossa automaticamente. È stupido come esempio, però se capite il concetto del tag, il tag vi permette di fare operazioni di gestione e di management in generale, quindi anche di governance cross resource group e cross sottoscrizione. I costi sono quelli più immediati e quindi io potrei fare un budget su una richiesta fatta coi tag, no? Quindi avere un meccanismo di questo genere. E quindi è bella, interessante sta roba. No, è assolutamente molto interessante perché credo che tutti noi che ci siamo imbattuti nel wizard, no, di creazione delle risorse, alla fine arrivi sempre all'ultima schermata con i tag e lo skippi Salti. perché di solito non lo usi Sì, mai. certo. Ecco, bravo, questa è un'altra cosa interessante. Come faccio? Però tutto bello, Massimo. Ci hai detto mettiamo i tag, metto i tag, tutto automatico. Ma come faccio a dire al solito sviluppatore di qui sopra che quando lui si crea la sua risorsa qui, quando lui si crea risorsa qui, quando lui si crea risorsa qui, deve attaccare i tag? Se ne attacca qui questi tag, io non riesco a fare una consuntivazione. Allora, intanto non glielo devo dire, perché tanto anche se glielo dico non capisce, porello.
ribadisco, io sono dev, quindi mi sto prendendo in giro da solo. In realtà non c'è questo bisogno, perché quello che posso fare, in realtà adesso posso fare due cose. Da dicembre è stata attivata la possibilità di avere la gerarchia dei tag automatica, quindi di poter dire se metto un tag in una gerarchia più alta, quindi resource group o sottoscrizione, propagalo a quello che vado a creare poi sotto. È in preview, si fa dalla parte di gestione costi, poi ve lo faccio vedere. Ma in ogni caso non sarebbe necessario perché mi basterebbe utilizzare le policy. Che sono le policy? Le policy sono un meccanismo di controllo che potete applicare su uno di questi tre scope, management group, sottoscrizione o resource group, che altro non fanno che controllare ciò che fate. Quando create una risorsa, loro partono, controllano che quella risorsa verifichi una condizione. La policy è una condizione, è un if banalmente, una condizione e un'azione. Tra le azioni c'è anche il modificare la risorsa. Ecco lì che se la condizione è non hai messo questo tag, l'effect, cioè quello che fa, è te ce lo metto io. E quindi viviamo tutti tranquilli. Ogni volta che viene creata una risorsa, pam, ci finisce il tag. È quello che io uso nel mio resource group. Siccome io non per consuntivare i miei corsi, ma giusto così, anche per fare una demo, metto queste policy, ne metto due, una per il tipo di corso, AZ305, e una per il numero del corso. Quando creo le risorse durante la settimana non mi devo stare a preoccupare di mettere i tag perché ce li mette lui. E a fine settimana, a fine anno, a fine mese io posso sempre dire: mi dici tutti i costi del mio corso Z200, dei miei corsi Z204? E lo faccio perché uno, li ho messi, due, anche quando cancello quelle risorse, la tracciatura dei tag delle risorse precedenti rimane. E quindi questa roba, secondo me, è potentissima. Il poter controllare sta roba tramite delle policy ti permette di bloccare qualsiasi cosa possa dare problemi, quindi la non presenza di tag, il fatto che lo sviluppatore impazzisce e crea le macchine da 128 core, le blocco a monte, non lo può fare, anche se lui ha i privilegi per farlo. Il vantaggio è questo, anche se lui ha i privilegi per farlo, lui può creare macchine virtuali, quindi teoricamente potrebbe creare una macchina con 128 core, teoricamente. Ma io ti blocco. Tu puoi creare macchine, ma fino a 4 core. Eccolo là che sei in una sottoscrizione dev and test. Prima o poi si fermerà. Ti ho messo un budget. Ti ho detto che più di quello non puoi creare, anche se ti do qualche privilegio in più, ti hai bloccato tutto il resto. Quindi è un modo per... Lo devo fare prima, ovviamente, perché se quello mi ha creato una macchina 128 e io metto questa policy, al massimo questa policy mi potrà dire, e che non è poco, mi potrà dire... Massimo, che in quel resource group c'è una macchina che non verifica quella policy, che è già tanto, però poi la devo mettere a posto io. Ok? Per cui, oh, la policy è anche interessante perché permette anche di rimediare, cioè io creo una policy, dico che se non viene verificata una certa condizione, poi vi dico quali sono i limiti, perché ovviamente anche dei limiti, perché sennò sarebbe usata solo quella. Metto una condizione, se quella condizione non è verificata, faccio partire un intero template che fa qualcosa. Quindi questa roba è veramente potente. Non è neanche complessa, ribadisco, riesco a farla io, quindi se riesco a farla io riescono a farla tutti. Il limite qual è? Il limite è che la policy agisce sulle proprietà delle risorse che state creando. La policy viene controllata nel momento in cui create una risorsa o periodicamente e agisce solo sulle operazioni, sulle risorse, sulle proprietà della risorsa. Quindi se volete dire, possono essere create solo macchine tipo general purpose, la policy va bene. Se volete dire, possono essere create solo macchine general, solo macchine general purpose da massimo. Il da massimo non è una proprietà della risorsa, è una proprietà dell'operazione di creazione di quella risorsa e le policy a lì non arrivano. Per cui dovete mettere insieme le policy probabilmente con degli altri meccanismi e tipicamente anche con i ruoli, ok? Perché vanno di pari passo le due cose, ok? Quindi in questo senso. Vi faccio vedere se non ci sono domande. Ci sono domande? Vai, vai, vai. Ok, vi faccio vedere il discorso dei costi, perché secondo me può essere interessante. Allora, questa settimana vengo da 1 a 2, quindi il mio script settimanale mi ha creato la mattina del lunedì. Questo è un template bicep, in realtà non è uno script, ma insomma lascia il tempo che trova. Questo resource group ha, come vedete, due tag, delivery i102, delivery id. Fatemi vedere se lo zoom si vede, forse così si vede meglio. Perfetto. Quindi ha due tag, i102 e delivery id 49988. Quindi
il tipo di corso è 102, il delivery è 49,88. Adesso provo, la faccio facile, crea una risorsa, quindi faccio lo sviluppatore tipo. Vado qui, crea una cosa facile. Vi aspetto per parlare di questa Giovedì prossimo. al giovedì prossimo. Ne creiamo, no, creo questa semplicemente perché basta dargli il nome, non c'è altro da fare. Quindi vado qui. Cosa fa lo sviluppatore? Mette un nome. Perché altrimenti, abbiate pazienza, che ce la può fare. Mi sembra abbastanza casuale, il nome non ci interessa. E poi che cosa fa? Fa review. E appena fa la final validation, create. Ops, mi sono scordato i tag. Devo andarli ad aggiungere, ma figurati se lo sviluppatore sta andando a casa, te lo mette ad aggiungere i tag. Lo farà domani, no? Domani è un po' tardi. Guardate che nella governance domani è sempre troppo tardi. Sarebbe stato tardi anche ieri, forse, quindi figuriamoci domani. Che succede però? Siccome ho applicato queste due policy dicono se non ha messo il tag delivery, metticelo tu e mettici il suo valore. Anzi, se non ha messo il tag delivery con quel valore, metticelo tu con quel valore. Se non ha messo il tag delivery ID con quel valore, metticelo tu. Abbiamo una domanda Assolutamente. intanto. Vista, vista, vista. È possibile Allora, la usare le domanda policy? è. Anzi, il nostro amico Adimo ci dice: è Sì. possibile usare le policy per vietare un'azione non corretta per i dev? Ad esempio, utilizzare la ridondanza di storage non necessaria su dev. Per evitare un'azione non corretta per i dev, un'azione. Allora, diciamo, l'eseguire l'azione si testimonia con un valore della proprietà, in questo caso sì, perché è la scegliere lo standard LRS invece che lo standard GRS, quindi il poter avere solo standard underscore LRS o standard underscore ZRS, sì, perché tu puoi dire la proprietà SKU dello storage può essere solo standard LRS, standard ZRS. Se invece l'azione è il fatto che Massimo non lo possa fare, ni perché quella proprietà non è, il fatto che sia Massimo non è una proprietà della risorsa, ma una proprietà dell'operazione, del comando che stai facendo. Lì non lo puoi vietare, quello che puoi fare è reagire a quella modifica. Però quella, nell'esempio che lui ha fatto, sì, Però perché quella è. scusami Massimo, io Dimmi. però a quel punto, appunto tramite i ruoli, posso abilitare soltanto i dev a creare gli storage account e quindi a quel punto te lo permetto di fare solo in quel resource group particolare in cui ho applicato quella policy. Quindi comunque Vero. in qualche modo riesco a, diciamo, Però non riesce a dire Massimo non può Massimo. creare l'RRS Giuseppe, sì. Cioè, o meglio, Massimo può creare gli storage solo LRS, GRS, Giuseppe può nello stesso resource group creare gli storage di tutti i tipi, perché dipende da Massimo e Giuseppe. Quello che puoi fare è un altro meccanismo che volendo si può integrare, quello di reagire alla creazione della risorsa, intercettare l'evento di creazione tramite Event Grid, quindi gli eventi che hai su Azure, e andare lì sì a controllare chi fa l'azione, perché quello parte quando c'è Chiaro. quell'azione e anche i dettagli, ma è tutto un altro, è una reazione, non è proattivo, è reattivo, quindi è un po' Chiarissimo. diverso. Okay. Però qua adesso non so se ho risposto alla domanda, credo di sì. Comunque la risposta è sì. Non va aspettare un sì e no da me, di solito argomento, quindi è piuttosto lunga. Andiamo a vedere però. Io qui non ho messo i tag, no? E però quando apro, ops, ops, magicamente ce li ho. Perché è stata, no, non è merito mio, è stata la policy. Quindi io posso creare tutte le risorse che voglio. Questo mi permette di andare, per esempio, qua nel cost management e cost management, andare nella mia sottoscrizione, cost analysis, e dire, scusate, diminuisco un po' lo zoom perché capisco che lo schermo è piccolo, però così si vede mediamente poco, e dire voglio tutti, ma magari facciamo una cosa, voglio questo anno, qui vedete che c'è un po' di cose, tra cui i tag. Quando fate così, lui va a chiedere ad Azure tutti i tag che ci sono stati in quel periodo di tempo. Qua dentro dovrei trovare, con calma, per favore, da quest'ora
di solito si deve riposare, dovrei trovare tutti i tag. Tra altre cose, qui possiamo vedere anche una cosa interessante appena ce la dà. Scusa un attimo, c'è Sì? Francesco che ci chiede anche, oppure, magari, probabilmente, Sì? preparargli Sì? dei template bicep da sfruttare ogni volta che vogliono uno storage account piuttosto che farglielo fare a mano, avendo così il controllo sulle config che potranno o non potranno configurare. Allora, sì, nel senso che il bicep ti permette di aver controllo. In realtà, se il bicep glielo fornisci come template bicep, quello è plain text, quindi lui potrebbe metterci le manine e cambiarlo. Poi potrebbe creare lo storage, andare nello storage e cambiare la replica, cosa che non può fare con le policy, per esempio, perché se la cambia, la policy la rimette a posto. In realtà per farlo così col bicep dovresti creare il template bicep e distribuirlo per esempio con container registry. Quindi lui lo usa come un modulo esterno in container registry e quindi a quel punto non ha modo di modificarlo. Se gli dai un bicep allo sviluppatore gli dai un file da testo modificabile, ma secondo voi lo sviluppatore che fa? Modifica. Quindi, bambino dentro al box, ci dovete mettere, dovete entrare, avete intorno ragazzi. Quindi, no, però sì, il bicep potrebbe essere un'idea, il problema è che anche se glielo fai creare con un bicep e quindi gli dai un template e lui però poi dopo ha accesso alla risorsa e può modificarla, potrebbe poi andare, certo sarebbe un cretino, però sa parlare di sviluppatori, potrebbe andare nella risorsa e cambiare la proprietà. Se non c'è niente che controlla, non è detto che debba controllare, ribadisco, non è detto che debba controllare per evitare che possa essere fatta, banalmente mi basterebbe che possa controllare perché io abbia un auditing. E quindi sia sempre informato di quello che succede. Magari glielo permetto. Lo puoi anche mettere in un Se repo dove lo puoi referenziare, ma non hai diritti di lo edit. so scaricare. Sì, però se lo tira a bordo, lo modifica. No, Quindi ci sì, sta. certo, è chiaro che è meno peggio che non farglielo creare a mano. Però poi può entrare nella risorsa e cambiarla. Quindi la policy invece interviene ogni volta che fa una modifica. Quindi è a monte, è prima. Chiaro. In realtà, quello che succede in Azure è che quando tu fai un'operazione, l'Azure Resource Manager, che è il servizio dietro le quinte, in primis verifica che tu sia autenticato, quindi che sia una identity presente in Azure Active Directory. Poi controlla i ruoli, quindi i ruoli sono prioritari da questo punto di vista. Una volta che i ruoli sono passati, controlla le policy. Quindi tu arrivi a fare un'operazione se, uno, stai in Azure Active Directory, due, hai le operazioni corrette nel ruolo, tre, non c'è una policy che te lo vieta. E quindi se ti inserisci in questa catena, tu sei sicuro che viene sempre controllata. Se fai un qualcosa dall'esterno, quella roba può essere bypassata in qualche modo. Ok? Chiarissimo, assolutamente molto chiaro. Qui, se vedete, intanto i tag li usa anche Azure stesso, perché questi sono dei tag che lui mette in AKS. Io ho un cluster AKS. Non ci capisco niente, però fa figo averci un cluster e quindi non, chi sono io per non avere un cluster? E però li mette anche lui. E poi c'ho i miei, ok? Quindi per esempio, delivery. Lui si va a questo punto a chiedere tutti i delivery usati come tag, che valori ho? E qui dovrei trovare un po', per esempio, vediamo i 204, quanto mi sono costati quest'anno. Quello che io sto ottenendo qua è un report. Che è cross, è la stessa soluzione, è la stessa sottoscrizione, però sono di Resource Group che io ho creato e distrutto, creato e distrutto, creato e distrutto. Beh, mi è costato fino adesso, cavolo, 45 euro, 45 dollari. Quindi io li uso in questo modo, però capite che a livello enterprise potrebbe essere usato per distribuire i costi di soluzioni anche shared, perché metto più tag, e quindi sto a posto. E quindi mi permette di, insomma, giocare su questa roba. Vi faccio vedere dove trovate il discorso della gerarchia, perché non è facilmente rintracciabile. Se andate in Cost Management, in Manage Subscription, trovate la possibilità di attivare questa roba qui. Questo Tag Inheritance che vedete qua, che io ho abilitato, vi permette di dire, di fare quello che fa la policy, cioè quando mettete un tag in una risorsa, quando mettete un tag in un resource group o una sottoscrizione, le risorse che vengono create dentro, se non sovrascrivete quel tag, ricevono per ridiretta il tag. In realtà potete configurare come si comporta, cioè se il tag che mettete qui c'avete un po'. È in preview, quindi come tutte le cose preview, insomma, secondo me la policy vi dà più controllo di questo.
ed è quello che si è sempre fatto. Che cosa succede se la risorsa viene creata con un tag con lo stesso nome? Mantieni quel tag o sovrascrivilo, quindi c'è un po' di comportamento. Evidentemente è stata richiesta questa necessità dell'eredità del tag. Quindi in realtà quello. Ascolta, Dimmi. finisci, poi ti devo fare una domanda. No, era a posto, era semplicemente quello. Vai, tranquillo, dimmi. Allora, visto che siamo un po' quasi alla fine, volevo a questo punto, visto che ne abbiamo parlato, giusto farci vedere un pezzettino qua già lo vedo, no? Come si lavora con i management group, che devo essere sincero, per me è una cosa un po' aliena, nel senso che ci ho lavorato pochissimo e quindi mi piacerebbe vedere dove sta. E dove si creano le policy? Giusto per dare un'idea, ragazzi, andate Bravo. lì e lo trovate. Allora, management group, intanto, primo dovete avere dei ruoli. Diciamo che i management group stanno in una via di mezzo perché stanno tra le sottoscrizioni e il tenant. Quindi ci sono dei ruoli che vi permettono, stanno tra le sottoscrizioni perché contengono sottoscrizioni, ma non stanno dentro Azure Active Directory, quindi stanno a metà strada, mettiamola così. Sono sempre dentro Azure, ma a metà strada. Se cercate management group, avete la sezione dei management group. Allora, qui bisogna fare. Ah, una cosa non ho detto sulle sottoscrizioni che è importante. Perché ne ho N? Ricordatevi che le sottoscrizioni hanno dei limiti. Mi spiego. Se volete creare un'applicazione che la vostra soluzione di punta usa 200 storage account in una regione. Bella, scala con 200 storage account. Arriva un altro cliente e vi dice: voglio anch'io la mia istanza. Voi avete una sottoscrizione, lui lo vuole nella stessa regione dell'altra e voi gli dovete dire no. Perché? Perché gli storage account come account in una regione possono essere al massimo 250 e voi 200 già l'avete usate con l'altra applicazione. E quindi vi serve un'altra sottoscrizione, altrimenti non, o gli dite di cambiare regione o vi serve un'altra sottoscrizione. Quindi anche i limiti vanno tenuti presenti. Quindi il fatto di avere più sottoscrizioni fa sì che voi questi limiti in qualche modo li bypassiate, no? Quindi in questo senso. Anche i management group hanno dei limiti. Quali sono? C'è sempre un tenant root group. E non potete eliminarlo. Se vedete qua, il delete non è possibile. Quindi c'è sempre, anche se non lo vedete, c'è sempre. Poi la gerarchia la create voi. Io in questo caso ho solo due management group. Ho un sandbox. Qui sono andato a dire nei setting qual è il management group che fa da destinazione quando qualcuno crea quello che dicevo prima, la sottoscrizione non è autorizzato. Poi che cosa potrei fare? Potrei fare il fatto che quando qualcuno mette una sottoscrizione lì dentro, magari parte una mail e quindi potrei essere avvertito anche di questo. E quindi questo è un meccanismo di sandboxing, tra virgolette. Come creo un management group, create, gli do un nome, lo metto all'interno della gerarchia. La gerarchia può avere fin 6 livelli, eccetto la root. Quindi in questo caso io ne ho solo un livello, demo, subscription e sandbox. Potete arrivare fino a 6, quindi attenzione, i management group, la gerarchia dei management group non è l'organigramma aziendale, c'entra niente. È un'organizzazione che serve per la gestione. Quindi ci avrò le business unit, sì, ma non c'ho il management group e l'amministratore delegato, che ci avrà lui le sue sottoscrizioni, no? In Chiaro. questo senso. Quindi, li posso muovere, attenzione quando li muovete, perché se prendo un management group, all'interno del management group è con la che ho Eccole l'assegnazione della là, policy. policy. L'assegnazione della policy. In realtà le policy sono quelli che io chiamo uno di quei tool double FAS. Che significa? Se puntate a uno scope, e lo scope per la policy sono i management group, le sottoscrizioni e i resource group, trovate policy. Significa che state contestualizzando le policy a quel allo scope. Se invece andate qui e fate policy, state aprendo il portale delle policy, lo stesso, ma in tutto il vostro mondo. In questo caso c'ho una sola sottoscrizione, vabbè. Quindi queste vedete le policy del mio mondo. Quindi poi qui che cosa fate? Andate qui e filtrate quello che avrei fatto dall'altra parte. Quindi avete due posti, ma quello che fate è sempre la stessa cosa, cioè andate torniamo nel management, tanto è uguale. Faccio policy, vedo le policy del management group, in questo caso posso assegnare una policy o assegnare un'initiative. Giusto per fare chiarezza, la policy è una condizione con il relativo effect. Massimo, bello, ma la nostra azienda ha che deve verificare la naming convention, deve verificare la SQL storage, deve verificare le macchine virtuali e tutte queste devono essere verificate insieme. A me non interessa se non sono conforme a uno o all'altro. A me interessa sapere se sono conforme a tutto.
E che faccio? Una policy con 200 if? No, buono. Allora esiste il concetto di initiative. L'initiative è un gruppo di policy, è una meta policy, chiamiamola così. Quindi contiene delle policy. E quello che vi dà, guardate questo Azure Security Baseline. Questo mi dice, questa è un initiative. Sono facili da scriptare questa domanda. L'unica difficoltà, a parte che ne avete, ve le faccio vedere, vado in definition, a parte che ne avete tante già predefinite, quella dei tag non me la so messa a scrivere io, c'era già, tanto per intenderci, però in realtà non è complicato, l'unico cosa complessa da far capire qual è il nome della proprietà da indirizzare, perché quella è una proprietà gerarchica, quindi probabilmente è una sottoproprietà di un oggetto che è una proprietà dell'oggetto principale. Lì vi aiuta Visual Studio Code perché c'è un'estensione che, data la risorsa, ci passate il mouse sopra, vi dice: guarda, questo oggetto ha questo nome della proprietà, copia, incolla, avete risolto. Quindi non è così difficile. Qua ce ne sono già un po', quindi se volete quella che dice, esempio, le risorse solo a allowed location, limitare le risorse solo a una certa regione, quindi Europa per esempio, c'è questa, già c'è. Se l'aprite, in realtà vi dice anche come è fatta. È un JSON, quindi in realtà non è complicata. Se la guardate, c'è un if. Quindi si tratta solo di capire qual è la proprietà. A volte quella proprietà è un po' complessa, ma immaginate di dover controllare lo SKU dell'app service plan collegato a un app service. E quella è la proprietà SKU delle server farm che sta dentro l'app service, quindi è un po' più complessa. Con l'estensione vi aiuta. Dicevo, questa però capite che qui comincia a essere complicata. Se io qui ci dovessi mettere tutte le mie condizioni aziendali, a parte che ne dovrei creare una per ogni caso e non va bene, e poi non mi aiuterebbe. Allora l'initiative, tornando dove stavamo prima, troppo in là sono tornato, sono andato, mi aiuta perché ha due caratteristiche. Arriva, mi dice se sono compliance o no all'intera iniziativa. In questo caso non lo sono e ce n'ho solo 11% delle risorse. Già solo l'audit mi aiuta. Significa che qui io non sto benissimo da questo punto di vista, ok? Ma se vado dentro, io ho il dettaglio poi di ogni singola policy. Ed è tutto rosso. Vabbè, ma a parte quel piccolo dettaglio, le policy ce le ho qua. In realtà questi sono i gruppi di policy, potete anche raggrupparli. E qui ho tutto. Ho per esempio fatto, vediamo un po' se riesco a farla un po', no? L'app service dovrebbe avere, che so, l'app service dovrebbe avere il resource log abilitato, i miei non ce l'hanno nessuno, infatti me lo segnala, non compliance, quindi riesco a capire qual è il problema, sia E quindi anche globale, a sia in tutta la posteriori, mia regolamentazione. cioè sostanzialmente se io creo delle nuove, perché sto facendo un audit di security e dico, non lo so, i miei SQL pool di Synapse dovrebbero avere tutti abilitata l'SDI per esempio, no? Io posso crearmi un initiative, aggiungerle e comunque già soltanto il monitoring della compliance mi dice dove poter andare sostanzialmente a intervenire. Sì, certo, il problema è che se tu hai necessità di non far creare delle risorse, a quel No, 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 è punto sono già chiaro. state create. Sì, certo. Però ho Però, comunque sì, certo, un'indicazione di compliance. assolutamente sì. E già Poi questo metterai, secondo no, me. poi metterai da quel momento in poi, se hai modo di non far creare, da quel momento in poi non verranno più create e Esatto, dovrai sanare il esatto. pregresso, che è già meglio di un Chiarissimo. calcio sui denti, sì. Esattamente, Sì, è esattamente. assolutamente meglio di un calcio sui denti. Ti Almeno faccio dovrei solo un'ultima. sanare il pregresso. Ti faccio un'ultima domanda, così poi concludiamo veramente in gloria. Le subscription sarebbe meglio crearle vuote dentro il management group. Che cosa succede se io provo a spostare una subscription da un manager già esistente con delle risorse dentro da un management group all'altro? Seconda domanda? No, nel senso che il problema è che può essere problematico, nel senso che va vista di volta in volta. Il problema qual è? Che il fatto di appartenere a una gerarchia di scope fa sì che tu, quando arrivi nella sottoscrizione, quella eredita tutte le policy gerarchicamente.
Quindi il movimentare una sottoscrizione da un management group all'altro, a parte il fatto che potresti avere problemi riguardo al role-based access control, che è additivo, quindi potresti avere problemi del fatto che tu hai dato certi privilegi sui management group sopra e quando sposti quella sottoscrizione dall'altra parte, in realtà il suo capo, il suo superiore ha altri ruoli e quindi sei fregato. Quindi quella roba lì andrebbe controllata, fatta non tra i disattom, tra le altre cose. E poi anche il discorso delle policy, perché quando la sposti potresti avere problemi, Esatto. a volte potresti non poterla spostare per qualche motivazione del genere. Quindi andrebbe, per quello dico la governance va pensata prima, ebbene, perché poi spostare le cose dopo potrebbe essere un bagno di sangue, come dicono a Parigi, Toma. Poi va vista di Parigi volta in Centro, volta, fra però. l'altro, sulle Centro, sì, non in Champs-Élysées. periferia, sì, sui Champs-Élysées, Esatto. tipico. Allora, Massimo, veramente grazie mille. Io ti devo essere veramente sincero, mi si è aperto un mezzo chakra e soprattutto Si sta abbiamo aperto un mezzo chakra. scoperto, sì, esatto, e soprattutto abbiamo scoperto quanto è profonda la trama del bianconiglio, no? No, qui ne potremmo parlare ancora per un tanto, ragazzi, c'è ancora Beh. un'altra ora e mezza. Io ti posso anche reinvitare fra un mesetto e mezzo, no? E riparlarne. Ah, perché no? Abbiamo fatto una serie di Sì. puntate sulla Power Platform, potremmo andare avanti su questo argomento. Perché no? Allora, Francesco ancora ci chiede: sarà impossibile, come sempre, farmi dare i permessi dai clienti, ma per progetti personali li userò volentieri. Permessi per le policy, intendi? Il problema deve essere. Allora, questo è un altro discorso che va oltre tutte le tecnologie. Il fatto di governare un mondo come Azure deve essere in primis interesse di chi detiene il tenant. Perché se loro non hanno questa sensibilità, non dico che te lo devono far fare a te, ma tu gli devi dire: io ho la necessità di controllare questo, quello fanno loro. Però è una necessità che deve partire da chi è proprietario del tenant, perché i danni li fai a loro, non a te. Quindi deve essere una loro, diciamo, sensibilità, in questo senso. Però, Dobbiamo ragazzi. essere bravi anche noi a veicolare questo tipo di Sì, sono informazione. d'accordo, E ti assolutamente sì. dirò, siccome appunto non se ne parla mai, e tu sei appunto, dai voce, no, come gli avvocati delle cause perse, no, a quelle cose a cui nessuno dà voce, probabilmente questa è una cosa di cui io stesso, magari con Smalltalk, mi farò proattivo e mi farò anch'io voce perché. Sono questioni, secondo me, per cui hai perfettamente ragione quando dici che noi sviluppatori, perché io lo sono ancora nell'AMPA, Ovviamente erano sì. battute, chiedo, No, nessun no, ma è. sviluppatore è stato maltrattato in questo small talk. Però è vero che spesso, forse per pigrizia, evitiamo di trattare determinate questioni, invece, secondo me, dovremmo essere comunque noi in primis a veicolarle. Anche proprio dal punto di vista puramente divulgativo, ed è quello che stiamo facendo Sì, oggi da questo punto di sono vista. d'accordo. Mettila così, la governance, lo storage non è figo, non scala. La governance non scala, la governance non lancia n container in parallelo facendoti Vero. vedere che il numero di richieste, la governance non ti permette di fare deploy DevOps, figo, però ragazzi tutto parte da quello, quindi è un qualcosa che secondo me andrebbe discusso di più, se non altro a livello enterprise. Poi nella mia sottoscrizione, le mie due sottoscrizioni personali, ma vabbè posso pure non usarla, ma a livello enterprise quando c'hai, immaginate, ma guardate che non è così difficile avere tante sottoscrizioni. Prendete un'azienda di sviluppo software, la più grande del mondo. Supponete che ci abbia 100.000 dipendenti. Supponete che ogni dipendente tecnico abbia la sua sottoscrizione e che siano un quarto. Quante sottoscrizioni ci sono? Sembra di stare all'asilo. Fatevi due conti, sono abbondanti. E No, come ma fa a io gestire? voglio raccontarvi anche questo. Io ho avuto un cliente che Microsoft billa ogni mese, no? Noi siamo Grazie. SP e quindi poi giriamo la fattura al cliente. E mi ha fatto storie perché da un mese all'altro siamo dovuti entrare nel dettaglio della fattura per dimostrargli che avevamo aggiunto delle cose nuove in produzione, aumentato la potenza di un Azure SQL. E c'erano 800 euro di differenza da un mese all'altro. 800 euro. Immaginatevi che cosa vuol dire se voi perdete. E in un mese, ragazzi, si possono fare tantissimi danni sui costi, ma veramente tantissimi. Cioè, dimenticarsi, per esempio, noi abbiamo una policy su un SQL dedicated Synapse che tutte le sere lo spenge
ok? Perché è un 500, no? In quel tier, che costicchia, lasciatemi dire, e lo riaccende la mattina. Immaginatevi cosa significa se una cosa del genere venisse persa, no? Da un mese all'altro i costi... O venisse fatta manualmente da un omino, o venisse fatta manualmente da un omino. Cioè, ma non si può pensare che un omino se ricorda, se se lo scorda il venerdì, se lo scorda, che se lo ricorda lunedì, sono 2 giorni e mezzo acceso. Quindi e lì non è, tag, lì è come la luce, no? Esatto, bravo, esattamente. Bravo, bravo. Un bel tag, un bel tag con lì... un runbook, no? Che fa girare giornalmente, sì, sì, ma... becca. Ma lì è come la luce, no? Voi partite per le vacanze e lasciate la luce accesa, tornate e vi arrivano 800 euro di fattura. Andate a chiedere all'Enel se, ah, mi sono scordato la luce accesa, me ne storni? Vediamo, poi mi dite che vi rispondono. È uguale, no? È stesso concetto, quindi devo fare in modo di evitare questo. L'unico modo è questo. Mi faccio portavoce di Mario, meno male che in Italia abbiamo Bonanni che insegna. Si insegna. Sono perfettamente dito, d'accordo. Allora ragazzi, se volete sentire più cose dette dal nostro Massimo, allora vi ricordo che settimana prossima... Non vi assicuro che siano intelligenti, però vabbè. No, io lo conosco, l'ho visto all'opera spesso nei community days, se torniamo un po' indietro nel tempo. Web Day 2023, giovedì prossimo, no? 4 track, ci sarà poi il round table dei CTO, non mi ricordo neanche sinceramente tutte le cose che verranno fatte giovedì prossimo. Io ci sarò in presenza, ci sarà anche Massimo, è un appuntamento assolutamente imperdibile. A questo punto, oltre a avervi ricordato per l'ennesima volta del Web Day, non ve lo dico più, però ve lo ridico, in chiusura la questione è, ovviamente, se volete interagire con UG.NET dovete scrivere a redazione @ug.net.org, se volete proporvi per Small Talks, se volete proporre un articolo, insomma fatelo, perché come avete visto la community è molto 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 viva. UG.NET.org, dove troverete l'indicizzazione di tutto quello che è stato fatto, eventi passati, tutte le vecchie puntate di Small Talks, qualsiasi cosa, il sito è quello di UG.NET. Se volete rimanere informati c'è la newsletter a cui iscriversi, oppure il canale Telegram, ok? A questo punto non mi resta che darvi appuntamento a giovedì prossimo per il Web Day 2023 e fra 2 giovedì sempre su questi canali, quindi YouTube, Twitch e LinkedIn per la prossima puntata di Small Talks. Saluto Massimo, io e te ci vediamo giovedì prossimo. Ciao. Assolutamente. Ciao ragazzi, grazie, buona serata.